La lista nera di Bertolaso fin qui comprende 7 comuni del Casertano e 2 della provincia di Napoli, con 9 sindaci bocciati perché inadempienti nella gestione dei rifiuti. Ma a rischiare il commissariamento ci sono altri comuni, tra cui Caserta, che fa parte di una seconda lista di 11 amministrazioni sotto accusa per la mancata applicazione di quanto previsto dal decreto rifiuti dello scorso anno. Ma anche Napoli rischia. Per gli uomini della struttura commissariale, infatti, c'è troppa sporcizia in città o perlomeno in alcune zone, perché a Chiaia, al centro antico, va meglio. Per non parlare del mancato raggiungimento del minimo della raccolta differenziata. Mario Morelli, generale dell'esercito, che farà vicario al sottosegretario per l'emergenza rifiuti Bertolaso, nel fare il punto si è definito l'arbitro. Allora, io dispongo di una task force, così la chiamo, dal punto di vista operativo, costituita da ufficiali, sottufficiali, carabinieri, che 7 giorni su 7, compreso il sabato e la domenica, escono da questo palazzo la mattina e rientrano la sera e girano per tutti i 551 comuni della Campania per individuare e fotografare eventuali situazioni anomale. E sulla base del report che mi è stato presentato, scattano quelli che noi chiamiamo avvisi. A seguire mando un'ulteriore comunicazione ancora al sindaco e lo invito a provvedere immediatamente e urgentemente a fare quello che è di sua competenza. Alla fine, quello che io definisco ultimatum, l'ultimo, a questo punto, io gli comunico che abbiamo provveduto e che lui ci deve far conoscere le motivazioni per il quale non è intervenuto, per le valutazioni da parte di questa struttura ed eventualmente la segnalazione sulla base dell'articolo 3 alle autorità di competenza. Ecco, tutta questa procedura è stata attuata in toto per tutti e 9 i comuni che sono stati segnalati al ministro Maroni.